Sull'autostrada Brescia-Bergamo, che vedrà tra poco un nuovo cimento del motociclismo italiano, giunge l'argenteo bolide protagonista dell'appassionante tentativo. Ma c'è anche un altro protagonista, cuore e mente della breve e vittoriosa avventura, Piero Taruffi, il cui sorriso augurale ha la garanzia di innumerevoli primati. Buongiorno. La macchina italianissima con la quale tra pochi istanti tenterò di battere alcuni primati mondiali è stata costruita nelle officine Gilera e munita di una speciale carenatura di cui ecco qui la coda e la calotta anteriore. Ecco il serbatoio dell'olio che funge anche incomodamente da sella. Per esigenze aerodinamiche il manubrio è strettissimo e può ruotare solamente di pochissimi gradi. Il cronometro, il contagiri e la tabella di marcia mi permetteranno di controllare in ogni momento la velocità media da me tenuta. Il costruttore Gilera, nell'attesa del via, si intrattiene con i cronometristi. Taruffi ora si prepara. Mette il casco. Monta sul bolide che fra poco sarà il dominatore della strada e la macchina viene messa in moto a spinta. Eccolo pronto. Via. Da questo momento tutto il tempo perduto in rifornimenti, raccordi stradali e completi dietro front andrà a diminuire la velocità media di marcia. È quindi necessario che nei rettilinei la velocità superi i 250 km orari. Ora Taruffi entra nel raccordo di Bergamo. Nelle curve la velocità scende a meno di 80 km all'ora, curve difficili a prendere con una macchina con sterzo ridotto e con limitata manovrabilità, ma la perizia del guidatore vince ogni ostacolo. Ecco di nuovo il rettilineo ed il pilota torna a curvarsi rilanciando la macchina. Eccolo nuovamente al punto di partenza, dopo aver percorso due volte il rettilineo Brescia-Bergamo. La macchina viene prontamente girata e rimessa in moto a spinta. Sono passati esattamente 9 secondi. Sull'intero percorso, molti i tratti in cui le condizioni del terreno costringono a rallentare, la macchina raggiunge il massimo della velocità. Tentativi sono riusciti. Taruffi ha battuto 15 primati mondiali, tra cui il più importante, quello dell'ora, coprendo 205 chilometri e migliorando di oltre 10 chilometri tutti i primati precedenti. Ancora una volta, uomini di italiana audacia e volontà hanno dato alla patria un nuovo primato.